Buongiorno e bentrovati al nostro primo appuntamento di Pillole Bibliotecarie, uno spazio di Paperweb all'interno del quale noi suggeriremo alcuni libri da leggere che sono contenuti e custoditi nelle nostre biblioteche cittadine. Oggi ci troviamo alla Pier Giorgio Frassati e abbiamo scelto per voi tre libri. Il primo di Alessandro De Lisi, Un'estate a Palermo. È un romanzo generazionale che racconta l'estate del 1985 passata dai giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino a scrivere l'istruttoria del maxi processo, e ci viene raccontato attraverso gli occhi del capitano Farkas, un capitano mandato per punizione a Palermo, che si trovò a stretto contatto e a collaborare con i due magistrati. Il secondo libro invece è Il Vichingo Nero di Bergsen Birgisson, ed è un romanzo molto particolare perché, seguendo le peripezie e le avventure del giovane Germund, denominato Pelle Scura per via dei tratti somatici poco scandinavi, e nonostante un'infanzia poco felice, questo nostro piccolo eroe si imporrà ben presto come capo coraggioso e leale, costruendo tassello per tassello il suo impero atlantico. L'autore, che è uno studioso di filologia norrena, si mette sulle tracce di questo suo lontano e misterioso antenato per ricostruirne la storia. Il terzo libro è di Angelo Dorsi, l'intellettuale antifascista, ed è la biografia di Leone Ginzburg, l'intellettuale antifascista per eccellenza. Un uomo che rifiutò di aderire al fascismo per continuare la sua lotta con tutte le forze, una lotta per la libertà fino a pagarne le estreme conseguenze. È un libro commovente che ci restituisce in modo integrale la storia e la figura di questo grande intellettuale, ma allo stesso tempo ci fa anche riflettere su quell'abominio che è stato il periodo fascista. Abbiamo concluso e do appuntamento alla prossima settimana con un'altra biblioteca e altri libri da presentare. Grazie.